3, quindi 2, 1, vamonos. Amici del Movie Bar, buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata. E quest'oggi io sono veramente contento perché a me piace stringere i giri con le persone e farli entrare un pochettino in tutti quelli che sono i progetti di Movie. Perché dico questo? Perché quest'oggi guardate un po' chi vi ho portato al Movie Bar. Signore e signori, Eleonora Orso! Colei che mi sta facendo Ciao. Diventare più bellino, carino, magrolino e quant'altro. Scherzi a parte, Ele, benvenuta. Benvenuta, come stai? Grazie, grazie. Sto molto bene, grazie. Oh, per fortuna tutto ok. Così, così mi piace. Per chi non l'avesse riconosciuta, mannaggia lui intanto, ma è Eleonora Orso, la dietista che mi sta seguendo nel progetto dei miei un video al giorno per 100 giorni per portare un po' di contenuti interessanti per tutti coloro che guardano e che mi sta dando un bel po' di lezioni che, ammetto, non conoscevo nulla del suo mondo, del suo ambiente. Ero uno che divorava, mangiava senza pietà qualsiasi cosa. E con lei veramente mi sono dato una bella svolta, ma di questo parleremo durante questa meravigliosa puntata. Ele, intanto grazie infinite di aver accettato il nostro invito al Movie Bar. Grazie, sono a te. Veramente grazie a te, molto molto contento. Veramente felice anch'io un sacco. Io come sempre rubo 30 secondi per dire sempre, ci tengo un sacco a ricordarlo, ormai da quasi un anno, perché esiste il Movie Bar. Il Movie Bar è partito nel 2020, anno penso che avremo tutti tatuato nel cuore, nell'anima, nella mente, nel cervello, nella memoria, ed è un anno in cui noi abbiamo visto un sacco di persone che si sono reinventate, che si sono inventate, che si sono alzate dopo essere cadute da un periodo come questo, comunque stringendo i denti e facendo un sacco di sacrifici, ma comunque li hanno fatti per poter andarsi a riprendere e a prendere i sogni che comunque avevano. E quindi abbiamo deciso che da quel giorno, da quel aprile 2020, noi avremmo voluto continuare a dare voci a coloro che ogni giorno si svegliano e devono fare un pochettino di guerra per andarsi a prendere le loro soddisfazioni lavorative e non. Ed è per questo che sono felicissimo di avere anche una persona come te che ho avuto la possibilità di conoscere umanamente, anche sotto un punto di vista lavorativo, e con cui mi sono veramente trovato da Dio. Ma ora lascio parlare te con la domanda rompighiaccio del Movie Bar, che è: Eleonora, da quand'è che tu hai capito che la tua strada lavorativa e di vita che volevi percorrere era questa? Allora, diciamo che è un bel po' che questo, okay, che questa strada sembra segnata. Poi in realtà non è mai immediato, no? L'intraprendere una strada che magari è un sogno, è un'idea, è un progetto. Sì. Probabilmente proprio da un bel po' d'anni fa, quindi possiamo dire dalla scuola superiore, quando in realtà quest'idea di lanciarmi nel mondo dell'alimentazione è arrivata non proprio da un momento facile, no? Come magari qualcuno che è nella mia stessa situazione, quindi una donna, sa che tante volte il rapporto con il cibo non è propriamente così semplice, così facile, così sereno. Quindi ragazze giovani intorno ai 20 anni possono anche vivere dei momenti appunto di difficoltà con il cibo. Certo. Ma in realtà da qualcosa di magari meno piacevole può arrivare invece tutto il risvolto positivo. Wow. E quindi io mi sono un po' lanciata per capirne di più. Quindi chiaramente ho intrapreso appunto gli studi legati alla mia professione. Quindi io sono laureata, la mia è una laurea parasanitaria, che fa parte della facoltà di medicina. Quindi sono proprio quelle lauree che vanno ad affiancarsi alla professione medica, anche se io non sono un medico, in quanto io ho appunto ho un percorso leggermente differente, un pochino più breve, per diventare appunto dietista. Quindi proprio operatore che lavora nella pratica con gli alimenti. Quindi entro proprio in gioco per consigliare, per guidare una persona a scoprire qual è il suo percorso nutrizionale più adatto. Quindi in realtà sono tanti anni, perché sono 15-16 anni. Hai capito. E da lì poi è stato tutto un vedere più bello, anche quello che magari in alcuni momenti non era stato così, quindi è stato effettivamente una scoperta positiva. Fighissimo, quindi comunque eri abbastanza giovincella e hai trasferito quindi quelle che potevano essere anche delle vibrazioni non troppo positive in quello che sarebbe stato poi comunque la tua vita lavorativa, giusto? Mi sembra di capire. Assolutamente. Questo sì. È fighissimo. Assolutamente sì.
Poi io venivo da un'attività sportiva di tipo agonistico, quindi ho sempre fatto molto sport e questo è un po' particolare perché chiaramente lo sportivo di un certo tipo è abituato a vedere l'alimentazione anche come sì, un'arma per dire la sfrutto per migliorare la mia prestazione. Nel tipo di sport che facevo io facevo ginnastica artistica, quindi immaginate queste ragazze, ragazzine di solito, perché comunque si fa in età giovanissima. Il tipo di sport che io ho praticato e devono essere estremamente leggere, quindi per l'agilità, per la tipologia di voi, magari l'avete visto, no? Per le acrobazie, le figure che si vanno a costruire, il peso è sempre molto controllato in realtà, quindi c'era un pochino questa rigidità nel mostrare, nel parlare di alimentazione, solo che quando si tratta di bambine di 10 anni, avere un approccio così rigido rispetto a quella che è l'alimentazione non è sempre così, non è così sano. Quindi, appunto, io venivo un po' da un'impostazione di questo tipo, un pochino rigida, dove conoscevo quella sfaccettatura del mangiare. Adesso, chiaramente, la mia visione del mangiare sano è un pochino cambiata, è migliorata. Pur conoscendo nello specifico cosa bisogna fare anche per consigliare il miglioramento di una prestazione sportiva, però con un occhio un pochino diverso, quindi ho fatto delle evoluzioni rispetto a questo, ecco. Figo, questo mi è veramente, questa evoluzione, questo percorso mi è veramente piaciuto un sacco, Ele. E appunto, il tuo percorso, quindi post studio, a livello proprio lavorativo, tu sei partita con una partita IVA, ti sei aperta la tua attività da subito, hai seguito, hai avuto altri appoggi? Com'è Allora, andata? ti racconto questo. Beh, dopo la laurea, chiaramente per entrare un po' a conoscere il mondo pratico dell'alimentazione, ho fatto delle specie di, chiamiamoli proprio periodi di volontariato all'interno di strutture pubbliche, ma anche di ambulatori privati, quindi dove trattavano delle patologie particolari, perché mi sono trovata, per esempio, in una struttura dove vedevano soltanto donne con problematiche ginecologiche, oppure poi ho visto proprio quello che era un po' il campo che a me, pur avendolo toccato, piaceva, che era il campo dei disturbi alimentari. Quindi ho visto proprio una clinica dove si trattavano disturbi alimentari chiaramente conclamati, gravi, quindi un ambito un po' particolare. Questi come esperienze sul campo per prendere un po' mano con quella che poteva essere la mia professione. Poi da lì io ho iniziato a lavorare in un ambito un po' diverso, perché la dietista può lavorare anche nell'ambito della ristorazione collettiva. Cosa vuol dire? Occuparsi di elaborare menù e diete speciali per le scuole o le case di riposo, quindi per le strutture dove c'è la comunità, la popolazione. Quindi ho lavorato per un periodo abbastanza lungo in quel settore per rendermi conto che non fa per me. Quindi l'ho provato, ci sono stata, è stato un bel periodo, è servito, però per me quello era un po' un lavoro monotono e noioso. Io ero un computer, preparavo diete speciali per bambini che avevano determinate intolleranze, non conoscevo questi bambini, chiaramente ci arrivavano solo queste richieste e quindi io non avevo rapporto con la persona direttamente. Da lì mi è arrivata l'opportunità, la richiesta da un gruppo che gestisce delle strutture sportive, quindi delle palestre grosse nella provincia di Vicenza. Loro cercavano una figura in libera professione, appunto, che si occupasse di nutrizione, quindi una figura come la mia, e gli ho detto: se non lo faccio adesso, non lo faccio più. Quindi io mi sono licenziata da un posto a tempo indeterminato, avevo un tempo pieno, un posto sicuro, e ho detto: via, apriamo la partita IVA e tentiamo un salto nel vuoto. Quindi lì è stato bello, perché io adesso dico non tornerei mai più indietro. Bravo, infatti mi hai rubato proprio sul tempo, quindi non hai mai avuto un momento in cui hai rimpianto almeno una parte del fatto di avere il famoso posto fisso. Sinceramente no, per quanto sia ancora difficile, perché ogni giorno chiaramente sono io. E io sono da sola, devo costruirmi, farmi conoscere, però appunto lavorare con le persone, quindi avere il contatto con il cliente, con il paziente, conoscere anche il vostro vissuto, vostro, sì, il vissuto sì, di chiunque volesse eventualmente appunto avvicinarsi al mio mondo, è impagabile, quindi assolutamente sì, un'altra cosa, Grande. questo. E le proprio per questo, cioè nel senso anche il fatto di vedere sentire, di raccontare a una persona come te,
te che tu dici, ok, ho preso, avevo una sicurezza, una tranquillità, ho preso e ho cominciato il mio tragitto, il mio percorso. E al Movie Bar noi affidiamo sempre uno zainetto, chiamiamo, nel senso, ad ogni nostro ospite. C'è lo zainetto che diciamo, cara Eleonora, nello zainetto che tu daresti ad una persona che potrebbe diventare nel futuro un tuo collega, quindi che dovesse percorrere il tuo stesso appunto tragitto lavorativo, che cosa le faresti mettere dentro quello zainetto per far sì che possa affrontare al meglio un'avventura di un inizio di un'attività come la tua? Beh, sicuramente in primis un po' di coraggio, quello sì, perché possono darti tanti consigli, poi sta sempre un pochino a te, no? Quindi il coraggio, fortunati se magari di fianco abbiamo qualcuno che supporta questo salto, questo certo. Inizio, questo nuovo lavoro, un nuovo sogno, un nuovo progetto, quindi quella è una cosa in più. E poi anche direi metteteci comunque un po' di paura, nel senso che quella se c'è sempre, no? Magari ci fa scegliere fare delle scelte con moderazione nel futuro percorso, nel futuro progetto, perché io personalmente ne ho ancora, quindi ogni tanto mi capita la giornata dove sento che dentro di me dico, Madonna, oggi ho fatto meno di quello che speravo, no? Quindi certo. Non mi ha chiamato nessuno, questa settimana non mi ha chiamato nessuno per fissare un nuovo appuntamento, cosa succederà? Magari la settimana dopo mi chiamano 10 persone, quindi la paura della settimana prima viene un pochino oscurata, però io ce la metterei nel sacchettino, no? Perché senza un po' di freno poi magari si esagera anche a lanciarsi, quindi coraggio, un po' di paura, e poi io sono un po' così, Giovanni, quindi in realtà mi viene da dirti solo tanto cuore, quindi se piace qualcosa, sta, se c'è un sogno, se c'è un progetto, avanti tutta, insomma. Cioè, ma no? io poi credo, dopo devo aggiungerti un'altra cosa, che chi decide di aprirsi una partita IVA, a meno che non ci siano degli altri motivi burocratici dentro, che quindi, come sento tante volte, troppe volte, persone che sono costrette ad aprirsi una partita IVA perché comunque non gli viene permessa l'assunzione, e quindi quelle sono tutto un altro mondo, certo. Ma credo che chi decida di aprirsi una partita IVA sia per in qualche modo inseguire una cosa che veramente sia sua, che un giorno sarà sua o che è già sua. Quindi se non c'è il cuore lì, signori, vuol dire che c'è qualcosina che non, certo, va bene. No, dicevo appunto, avevo una notazione, perché la cosa incredibile è che sei la seconda persona che si siede al Movie Bar, esattamente la persona che ti ha preceduto la scorsa settimana nelle registrazioni, che ha messo all'interno dello zainetto qualche cosa di negativo. Infatti anche l'altra persona aveva detto comunque che secondo lei anche un po' di insuccesso comunque può servire sempre, perché comunque è anche dalle cose negative che ci si rafforza. E che quindi secondo me, quindi mi è piaciuto un sacco vedere che anche una persona come te vada a mettere il fatto di dire sì, è vero, il cuore e il coraggio comunque, ma anche un po' di sana paura che ci faccia venire quel famoso pepino ai glutei, che comunque fa comodo, perché se ci sediamo non è mai così. Non è mai, esatto. E cito, perché mi piace sempre avere un fil rouge tra tutto quello che faccio, quindi andatevi a vedere, per chi sta guardando questo video, un video del canale di Just Mick, si chiama, un youtuber, collega, amico, che parla del quello che viene definita antifragilità, cioè il contrario di essere fragile, non è essere, ma vuol dire rafforzarsi anche cadendo, che è una cosa secondo me bellissima in qualche modo, che è quello che hai messo tu, quindi ottimo e grazie infinite per lo spunto. Ti domando, e vedo, perché vedo un sacco nei tuoi videolini su Instagram e quant'altro, che sei in continua formazione comunque, mi sembra, no? Ed era un altro punto che io ti volevo chiedere, cioè quanto curi comunque il tuo continuo studio, il tuo continuo apprendimento in quello che fai? Allora, intanto per noi professionisti della salute è un obbligo. Okay. Quindi pensate come la medicina è una scienza in continua evoluzione, perché sì, ogni giorno in realtà c'è uno studio, una ricerca, una scoperta nuova. E la mia, essendo appunto la scienza alimentare, è scienza medica, quindi okay, anche lì c'è sempre una continua novità. Noi siamo obbligati per legge, sì, a fare delle continue formazioni, okay, per si chiama proprio educazione continua medicina, si chiamano ECM. E questi sono praticamente dei punteggi che, okay, vengono
conquistati facendo dei convegni, congressi, corsi, delle specializzazioni. Quindi queste ci sono sempre. Io nello specifico poi ho fatto delle cose extra, appunto, punteggi ECM, quindi per piacere personale mio, per scelta mia. Quindi okay. ti posso citare un corso che ho fatto, un corso di specializzazione che ho fatto un paio d'anni fa, forse tre, che è legato all'alimentazione anti-aging, quindi anti-invecchiamento. Si parla di alimentazione antinfiammatoria, di come prevenire e migliorare. Chiaramente l'invecchiamento è un fenomeno che purtroppo nessuno di noi può evitare o fermare, ma chiaramente andando ad invecchiare con un corpo che è in salute e quindi in maniera più lenta e migliore, guadagniamo qualità di vita. Certo. E questo attraverso la nutrizione si può assolutamente migliorare. Quindi era legato soprattutto a questo aspetto. E poi un altro corso che ho seguito era legato al benessere alimentare e nutrizionale della donna, perché appunto in quanto donna chiaramente si approcciano a me molte persone di questo sesso e Certo. chiaramente lì c'è un mondo dietro questo. Non che per voi uomini sia diverso, perché in realtà poi le persone nascondono qualunque sia il loro sesso, chiaramente Certo. un mondo proprio che io dico sempre è molto ampio. Dietro a quello che riguarda l'alimentazione c'è tantissimo, no? Quindi cibo ed emozioni sono fortemente legate. Sì. Io credo tantissimo a questo aspetto qui. Quindi quando indago, diciamo, sulle abitudini alimentari di una persona, poi vado sempre a cercare di capire cosa c'è dietro, perché questa persona mangia in questo modo, perché probabilmente ci sono delle motivazioni che non sono legate semplicemente alla fame che si sente a livello dello stomaco, no? Quindi c'è un po' questo interesse mio personale. Poi una cosa proprio legata a questo, in realtà. Io sto seguendo, sono al termine del terzo anno, quindi sto seguendo una scuola che è una scuola, si chiama proprio Scuola di Dinamiche Personali e Counseling. Cos'è il counseling? Il counseling è una disciplina che si avvicina al mondo della psicologia. Ok. Quindi io alla fine di questo percorso otterrò un diploma che mi farà diventare counselor, che il counselor è proprio una figura di aiuto. Figura di aiuto che non è uno psicologo, però va ad analizzare un pochino tutto questo aspetto. Quindi, se una persona ha un disagio, sta vivendo un momento Certo, negativo, può certo. chiedere il supporto di un counselor. Io questo lo voglio semplicemente affiancare a quello che è la mia La tua, professione. Quindi, certo, chiaro. esatto, capire di più di quello che può esserci nel mondo di una persona e perché questo si può poi rispecchiare nel modo in cui questa persona mangia. Ecco. Quindi, questa è una cosa Interessante. che tengo molto, insomma, Molto, a cui tengo. molto, 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 molto figo. Molto, molto figo. Quindi è comunque una pedina in più che ti permette di anche andare ad avvolgere di più la persona che stai seguendo. Immagino di aver capito, giusto? Cioè, nel senso, riesci ad avere un approccio molto più completo, più immersivo con lei. Esatto, andare a capire di più. Esatto, sì, assolutamente. Quali sono le sue abitudini e perché sono queste? Quali sono i suoi disagi? Nel senso Certo. che ci sono persone che magari attraverso appunto il cibo vanno a sfogare quello che può essere in realtà un momento, no? Chiaro, chiaro. Anche in realtà ci sono poi diverse risposte, no? Certo. Pensiamo a quando siamo nervosi, arrabbiati, ci sono quelle persone che aprono il frigo e mangiano, ci sono quelle persone che in realtà hanno lo stomaco completamente chiuso e non mangiano niente per giorni. Certo. Quindi in realtà la risposta è proprio diversa, no? Brava. Ed è bello scoprirlo Brava, questo. bello, fighissimo, figo, Bello. figo, figo. E proprio per questo io ti chiedo una cosa. Credo che l'argomento nutrizione, salute alimentare sia uno dei più inflazionati nel web, anche come mala informazione. E ti chiedo, intanto, è giusto quello che ho detto, nel senso, vedi video di diete, dei colori, diete del qualsiasi cosa, dieta del lunedì e dei giorni con la I accentata. Dov'è che sta la realtà? Come faccio io a capire, Ele, soprattutto, allora, ovvio, relazionandomi con un professionista, ad esempio, come te, quello è ovvio, ma come si fa? Cioè, dov'è che arriva il vero e dove arriva la cosa che te sto a dire, tanto per dirti una roba così? Com'è che lo faccio capire io, umano, secondo te?
Sono contenta che me lo chiedi perché effettivamente la giungla, io dico proprio questo, no? La giungla dell'alimentazione Sì. ormai ci sta soffocando perché tutti dicono qualcosa rispetto a questo tema. In realtà dobbiamo saper distinguere cosa è vero e cosa no. Come vi dicevo, appunto, scienza alimentare è scienza medica, quindi deve essere tutto misurabile e deve avere delle prove alle spalle. Quindi Certo. quello che ci dice che va bene la dieta del minestrone, cioè mangiare minestrone a pranzo e a cena senza mai scegliere niente altro, deve farmi vedere dove l'ha letto, chi è lo studioso ricercatore che ha pubblicato questa ricerca, e poi allora forse ci capiamo. Chiaramente da comuni, diciamo, persone che non sanno, non conoscono, è giusto dire, ci sono delle figure professionali indicate per parlare di nutrizione di cibo, Certo. sono soltanto tre, quindi in realtà non andiamo molto nelle cose complicate. Può farlo un medico. Ok. Quindi, se in internet trovate un video di qualcuno che vi racconta come mangiare ed è un medico, sta parlando una persona competente. Il medico dietologo è specializzato anche nell'elaborazione di diete, quindi Certo. lui può fare tutto. Cosa vuol dire? Che se andate da un medico dietologo con un dolore, non sapete cosa avete, lui può farvi fare gli esami e anche darvi la terapia per guarire Certo, da un ok, problema. giusto. Quindi è autonomo in tutto e per tutto. Ci sono poi altre due figure che sono il dietista, quindi la mia Certo, figura la tua figura. professionale, e il biologo. Biologo nutrizionista, di solito si accoppia questo nome. E cosa sono? Queste due figure hanno le stesse competenze, che sono diverse da quelle del medico, quindi possono arrivare quando il medico ha già fatto la sua valutazione, ha detto questa persona è sana o questa persona ha un Ok. problema, una patologia, e noi possiamo elaborare la dieta, il consiglio alimentare, il percorso nutrizionale più adatto in base alla problematica, all'obiettivo di questa persona. Quindi, se a parlare di cibo sono il biologo, nutrizionista o la dietista, sono persone che possono parlare di cibo, di nutrizione, di consigli alimentari, mentre adesso ti nomino delle cose che appunto si vedono, coaching nutrizionale. Ok. Nessun titolo di materia, probabilmente un corso di un weekend dove è stato dato questo attestato con questa Ok. definizione. Oppure può esserci anche l'alimentarista. Questo l'ho sentito, alimentarista, ti giuro, non lo so cosa voglia dire. Probabilmente un altro weekend fatto online per avere Corso il intensivo titolo. sabato domenica. Esatto. Però appunto, ecco, importante, ci tengo, visto che appunto so che anche nei tuoi progetti extra stai collaborando con un personal trainer. Il Sì. personal trainer è l'esperto maggiore a cui ci possiamo affidare per parlare del nostro movimento fisico, cosa di cui io so niente, in realtà Certo. appunto, quindi anch'io quando mi chiedono ma cosa devo fare per abbinare il movimento fisico a questa dieta, a questo percorso, ci affidiamo a un personal trainer, ma il personal trainer non può dare diete, può Certo. dare consigli, Consigli. perché comunque logicamente parlando di una persona che tratta di benessere, se ci dice guarda, è meglio se non mangi il burro per condire la pasta, ma usi l'olio, questo è un consiglio che possiamo assolutamente accogliere a braccia aperte, ma non Certo. può dare fogli con indicazioni specifiche perché in realtà magari non sa nulla di questa persona, non ha approfondito se ha patologie, non ha approfondito se sta prendendo farmaci, quindi la situazione non è stata analizzata nello specifico perché Certo. chiaramente non è di sua competenza. Quindi io ti ribadisco, medico, dietista e biologo Biologo nutrizionista, nutrizionista. Biologo assolutamente nutrizionista. persone competenti e che possono fare questo. Ottimo. E mi leggo sempre voglio un attimo proseguire con te con questo filone. Ci sono secondo te dei miti nel vostro mondo che possiamo, anche così, se no, spero te ne venga in mente qualcuno, se no casomai Sì. andiamo avanti, da sfatare, cioè nel senso le Sì. classiche cose che uno dice, ah perché se, ecco, cioè, ne è qualcuno così a portata di mano che ti viene in mente sul vostro mondo incredibile? Allora, mi viene in mente Hai che non tirato è fuori molto un'agenda piena di miti che da ne ho, no, ne ho, in realtà sfatare. ne ho, però ho parlato da poco di questo, probabilmente l'avrete sentito che qualcuno dice che i carboidrati la sera fanno male, sono vietati, fanno ingrassare. Questa è una. Ti fermo, io, eccolo qua, io facevo parte di quella cosa lì, ma perché mi è sempre stato detto?
Io te lo giuro, io faccio, quando infatti ti ho conosciuta dopo e tu mi hai messo il carboidrati lì nella mia tabella, ho detto, mi fido, e ti, quindi ammetto che anche io facevo parte, scusami se ti ho interrotto, prego. Bene, ok. Allora, cosa vi posso dire rispetto a questo? Che il carboidrato è un nutriente che ci dà energia, quindi se noi ci mangiamo 2 etti di pasta la sera e siamo persone sedentarie e dopo questo piattone di pasta ci piazziamo sul divano e dopo mezz'ora stiamo già russando perché ci siamo addormentati, probabilmente quei carboidrati lì il nostro corpo non li ha utilizzati a scopo energetico. Certo. E a lungo andare, se lo faccio 2 o 3 sere di fila, accumulerò qualcosa che prima non c'era, quindi non sono proficui assolutamente, non fanno male, però non ci danno l'obiettivo per cui li abbiamo assunti, quindi non ci danno energia. Certo. Se noi siamo una persona mediamente attiva, che magari ha fatto anche un allenamento prima di cena, quindi finito il lavoro, mi sono allenato, ho fatto la mia bella oretta di attività, il carboidrato la sera non fa altro che reintegrare i carboidrati che ho perso, quindi vanno a costruire la riserva di glicogeno dei muscoli, quindi vanno proprio a fare ad aiutare anche il muscolo a ricostruirsi visto che è stato stressato dall'attività fisica. E seconda cosa, il carboidrato ci mette meno tempo rispetto alle proteine, ai grassi a lasciare lo stomaco, quindi la sera chi ha difficoltà di addormentamento, chi non riesce a rilassarsi dopo le giornate stressanti magari del lavoro, meglio se si mangia una bella porzione di riso o di zuppa con l'orzo, il farro. Quindi i carboidrati la sera fanno bene per esempio, ottenere un buon effetto sul rilassamento e riposo notturno. Okay, certo. Quindi utili, non dannosi, utili, il contrario. Ok? Sì. Va valutato, quindi questo. Ok. Ed è uno. Uno, vai, giocatene un altro. Cioè che ce l'hai, lo mi so, lo so, un altro, lo so. E facile, però vabbè, magari era più di moda qualche tempo fa, ma si parlava di alimenti bruciagrassi. Esistono gli alimenti bruciagrassi? Ce n'è uno famoso, no? Si diceva che l'ananas brucia i grassi. Faccio parte anch'io, Ele, te lo giuro. Anche tu. Te li brucio tutti. Esatto. Allora, no, non esistono gli alimenti bruciagrassi, altrimenti non ci sarebbe bisogno di noi e saremmo tutti perfettamente in linea, senza problemi di peso. Allora, l'ananas contiene una sostanza che si chiama bromelina, che è contenuta, pensa, nel gambo dell'ananas, quindi una parte che anche non è così semplice da mangiare, andare a esatto, sgranocchiare, ed è utile per digerire le proteine, quindi okay, dopo un pasto magari ricco di proteine, vedi che hai mangiato la bella grigliata con tanti tipi di carne diversa, ti offrono la fettina d'ananas per aiutare un pochino la digestione, però in realtà non favorisce assolutamente il consumo dei grassi, quindi da sfatare totalmente. Ok. Ci siamo. Due. Mi hai sfatato carboidrati a cena e ananas, quindi potremmo andare dopo su un altro sacco, un sacco di cose. Ele, una rubrica sui tuoi social per sfatare, sì, i miti sul food, secondo, sì, me facciamola spacca, che secondo me spa. Anzi, adesso Eleonora, oltre a fare tutta la parte che mi segue durante la settimana, mettiamo ogni tanto quello che, se io sono bravo, ragazzi, questa settimana ho fatto proprio schifo ed è per quello che ho parlato poco di cibo, perché è stato veramente un macello, però il venerdì, quindi oggi, abbiamo sempre la rubrica Food and Fit, Fit and Food, assieme a Michele ed Eleonora, con dei piccoli tips, e oggi parleremo di una cosa veramente importante, perché anche la parte di tutte quelle che sono i discorsi proteine, robe, come dicevamo, cioè anche lì bisogna... guardate il video di oggi e procedo un attimo lungo la strada, quindi del movie bar, quindi sempre un pochettino inerente anche al mondo dei lavori, quindi cambio drasticamente di rotta e ti domando, in questa tua vita da libera professione, che da libera professionista, perdonami, ti è mai venuto un momento in cui hai detto basta, mi fermo, non ce la fo più, è troppo, è difficile, per svariati motivi, svariati, possono essere di qualsiasi, ti è mai capitato un attimo di essere in down, allora, totale? Allora, diciamo non proprio così da dire cambio, vado a cercare un altro lavoro, no.
No, devo dirti la verità, no. Diciamo che un momento di difficoltà c'è stato quando comunque questa prima collaborazione con questo gruppo sportivo che mi dava appunto lo spazio che mi ha dato lo spazio per avviare la libera professione, quando il rapporto con loro si è un pochino incrinato, come può succedere, insomma, e quindi ho dovuto decidere cosa fare, se cercare di collaborare con qualche altro, poteva essere un ambulatorio, nel mio caso appunto uno studio che mi desse uno spazio per svolgere la mia professione. O appunto a me sarebbe piaciuto avere con il tempo uno spazio tutto mio, quindi Certo. uno studio che potesse essere solo mio. In realtà lì poteva chiaramente si è presentata la prima difficoltà e io ho fatto questi due passaggi, quindi sono andata prima per un periodo che è stato più o meno di un anno e mezzo a lavorare in due o tre centri differenti dove appunto giravo, quindi mi muovevo spesso durante la settimana, Certo. andavo a ricevere i miei pazienti in due o tre ambulatori differenti, fino in realtà ad arrivare ad ottobre di quest'anno, quindi nell'anno nell'anno critico di cui tu appunto hai accennato all'inizio, io in realtà avevo questa novità da qualche mese, ad ottobre sono riuscita ad avviare uno studio, io sono appunto, ho uno spazio, però è solo mio. Tuo, Di nessun altro, quindi certo. non ho vincoli con nessuno rispetto ad orari, a tempistiche e ci sono arrivata, quindi adesso è ottobre di quest'anno e sono partita con il mio nuovo studio e sono direi, quindi torno a Grande. dirti no, adesso non tornerei proprio più Brava, indietro, brava, brava, brava. assolutamente no. E sicuramente super, super in bocca al lupo. Ele, quindi da quant'è che hai partita IVA aperta tu? Partita IVA aperta sono 5 anni. 5 anni, bene, perché ti domando questo? Perché ti domando, se l'Eleonora di oggi, 27 novembre, ore 19:38, mi perdoneranno le persone che stanno guardando questo video che più o meno uscirà tra una decina di giorni, oggi è il 27 novembre, quindi a Eleonora domando con questa data, e potesse incontrare l'Eleonora di 5 anni fa, che era pronta a partire, ok. Conoscendo tutto quello che è stato il tuo percorso, Ele, con la libera professione, che cosa le direbbe? Che consigli le darebbe? Non nutrizionali, che cosa le direbbe? Allora, le direbbe sicuramente di farlo, quindi di scegliere questa strada, pur mantenendo appunto i piedi sempre cauti per terra. Ecco, probabilmente le direbbe di fare un passo alla volta, Sì. quindi quello che ho fatto io è andato bene come tempistiche, ma qualche passo lo salterebbe pure. Quindi in realtà magari quel passaggio un po' cauto di un anno e mezzo in giro a fare tanta strada per cercare di capire se, perché ancora in realtà era proprio solo insicurezza, no? Quindi cercare di capire se poteva essere utile uno spazio tuo, uno studio tuo, Sì. potrei anche ora dire vai, buttati anche lì. Quindi nel momento in cui non c'è una collaborazione che ti convince al 100%, decidi per diventare autonomo a tutti gli effetti. Certo. Poi cosa le potrei dire ancora? Le potrei dire che comunque c'è bisogno di pazienza, Sempre brava, assolutamente, assolutamente sì. pazienza e che questo si mette nello zainetto iniziale di cui parlavamo, no? Quindi pazienza Esatto. ci vuole assolutamente, c'è bisogno anche di essere abbastanza determinati perché possono esserci le giornate dove appunto ci torna in mente la paura, però io credo che se ci credi fermamente arrivi dove vuoi, quindi questo è Grande Ele, un po' brava. quello. E ti dico, io mi sento, ecco, da quel punto di vista lì forse dovrei un po' fermarmi, ma sono una persona che ha una testa che lavora tanto, quindi io avrei tantissimi progetti, tantissime idee. Mi piacerebbero tutte, però un attimo, un po' alla volta. Certo. Però credo che, insomma, spero di poterle realizzare Brava, presto, ecco, brava, quindi ma vedrai che funziona. Io prima di chiudere, perché ogni volta mi sfugge il tempo, mi dicono sempre falli da 20 minuti che sono più facili da guardare e io vado sempre oltre la mezz'ora, ma mi va bene perché comunque finché si può chiacchierare di un sacco di cose interessanti mi piace. Volevo dire a tutti che è vero, io lo sto facendo con Eleonora, che comunque non è un progetto completo quello che io sto seguendo con lei, ma mi rendo conto, mi sono reso conto di quanto sia importante, di quanto sia comunque semplice anche poter avere una consulenza da parte di una professionista come lei. Uno si spaventa e può pensare, ecco, non mangerò più niente o mangerò solo verdure. Ti devo fare una domanda dopo. In realtà si mangia tutto.
si mangia comunque bene, è divertente, io l'ho trovato divertente e stimolante. E non significa che per forza vuol dire che sei ciccione se vai da avere una consulenza con una persona come lei, ma serve veramente a volersi bene, e bisogna volersi bene tutti, che tu sia più o meno magro, più o meno grassottello o quant'altro. Mi sono permesso, Ele, perdonami, ma ci tenevo perché l'ho vissuta e la sto vivendo in prima linea. Bravo, grazie. Ed ho sempre, perché la vedo anche, sai quante persone, sai anche questo discorso del che non si può dire che non si vada dallo psicologo perché è brutto andare dallo psicologo, lo vedo anche su queste cose, esatto. Perché uno vuol dire vado a farmi aiutare, vuol dire che ho un problema. Scusate Francesca, non è un cazzo vero, punto, non è assolutamente vero, vuol dire solo volersi bene, punto. Ed è secondo me una cosa importantissima, e chiudo a cappello su questa cosa, ci tenevo. E quindi ecco, se volete i contatti di Eleonora, che consiglio assolutamente, sono tutti qui sotto. Ti domando, ma c'è qualcosa che non ti piace mangiare a te, ma che consigli ai tuoi pazienti? Ma che consiglio agli altri, a voi? In realtà io sono abbastanza di bocca buona, come si suol dire, nel senso che mi piace abbastanza tutto, perché se c'è qualcosa che non mi piace sono cose molto particolari, devo dire la verità, cioè se c'è una cosa, se tu mi chiedi cosa non ti piace, io ti dico le ostriche, quindi è una cosa che penso anch'io, di non aver giuro, mai anch'io. Consigliato a nessuno, giuro. Per cui il resto dovrei pensarti. Vediamo, Eleonora, l'abbiamo persa, un secondo, taglio da qua, ok, va bene, no ragazzi, in realtà tagliamo poco, ma ci eravamo persi, ma è una puntata del Movie Bar, quindi va benissimo così. Ad esempio io faccio parte del team Finocchio Cotto, io non lo sopporto, potrei veramente uccidere se me lo proponessero, Va bene, allora ti posso dire che anch'io lo preferisco crudo, quello, sì, sì, però... Sì, sì, sì. Però, insomma, no, vabbè, mangio... Quindi dai, sei un onnivorona comunque, nel senso non... Sì. Il cotecchino. Beh, quella è un'altra punizione quella divina. Quella consistenza un po' viscidina del cotecchino. Confermo. Ma non lo consiglio, sai, quindi di solito... Lunga vita alle lenticchie, che fanno sempre da contorno al cotecchino. Dovrebbe essere il contrario. Il cotecchino fa da contorno alle lenticchie. Ragazzi, sto facendo bella figura perché sennò con l'Eleonora si arrabbia. E scherzi a parte, Ele, siamo arrivati in chiusura con un po' di problemi tecnici finali, ma ci sta, questo è il bello della diretta. Io volevo ringraziarti infinitamente. Come dico sempre in chiusura, spero, ma credo proprio di sì, che un video come questo possa anche farvi scoprire, a chi lo sta guardando, possa far scoprire, ad esempio, la realtà come quella di Eleonora, capire che forse ci si può avvalere di una professionista come lei, come ho detto poco fa, e che se qualcuno ha voglia di partire con un progetto simile o anche non simile, ma con il suo progetto, con la sua partita IVA, con le sue gambette, il suo zainetto, fatelo ragazzi, perché è bello vedere persone come lei, come Leonora, che vi raccontano tutta la grinta che ci mettono ogni giorno per andare a prendersi i loro risultati, e veramente ne vale la pena. Quindi grazie infinite, Ele, io ringrazio sempre in questo modo caloroso, perché adesso arriva la domanda stupida, la famosa domanda del Movie Bar, la famosa domanda senza senso, a cui io chiedo all'ospite una cosa stupida, ma a cui l'ospite deve rispondermi con senso. Quindi prima di fare tutto questo, quindi prima di sputtanare tutto quanto, faccio delle cose di rito. Scusami se ti faccio perdere tempo, che sono le seguenti. Ah, no. Attenzione, quindi, storia Instagram con linguaccia tra 3, 2, 1, vai. Ottimo, perfetto. E siccome Eleonora lo conosce bene, signori, sono... sulla puntata del Movie Bar con Eleonora. Dopo dovremo fare uscire un'altra cosa su cui è un casino. Ciao Ele, un salutone con la mano perché non ti sentono che sono in cuffie. Ragazzi, ho appena finito una puntata con Eleonora Orso, ma la conoscete un sacco. Ciao. Bene, Ele, fatto questo, mamma mia, è veramente da perdersi. Prima ti dicevo sto impazzendo, ma probabilmente qualche idea per cui sto impazzendo ce l'ho. Procedo con la domanda stupida del Movie Bar. Cara Eleonora, a cui devi darmi una risposta sensata, preferiresti invecchiare dal collo in su o dal collo in giù? Sensata. Sensata. Preferirei invecchiare dal collo in giù. Ok. Perché dici tengo tutto nascosto? Devo dirti perché vorrei che restasse più attivo.
attiva e giovane, non tanto il viso quanto ma il cervello. Mi piace, bello qui. Perché non me l'hai banalizzata. Mi è piaciuta veramente un sacco, quindi ti promuovo. La domanda del Movie Bar è stata assolutamente superata. Eleonora, scherzi a parte, vabbè, è un po' un rito che noi abbiamo. È partita la prima intervista con una domanda stupida e l'abbiamo voluta, le stiamo facendo tutte così. Ele, grazie, grazie. Ah, no, infatti, dai, ad alcuni va bene, ad alcuni va peggio. E a te è andata abbastanza pulita. E, Ele, veramente grazie infinite ancora. E ricontinuo a dire, ragazzi, se avete bisogno, se avete piacere, anche solo per una chiacchiera, contattatele, i contatti ce li avete non solo in questo video ma in tutti i video che sto pubblicando ogni giorno. E Ele, veramente grazie, grazie infinite di aver partecipato al Movie Bar. Grazie a te tantissimo, davvero, grazie a tutti. Grazie, un saluto a tutti. Ciao. E alla prossima puntata, ciao.